Vai. Eccoci qui, oggi è 12 di marzo 2020, ci troviamo in piena emergenza coronavirus, un'emergenza che noi oltretutto abbiamo denunciato. Ricordiamo che Alba Mediterranea insieme a The Walk of Change hanno fatto una denuncia per chi volesse partecipare, anche questa sembra che più di 3.500 persone abbiano già seguito il nostro consiglio di unirsi a noi in questa denuncia. Almeno questo è quello che ci è stato riferito dalle persone che ci stanno chiamando, tempestando di mail. Capite che a volte rispondo anche dopo 3, 4, 5 ore, 6 ore. Chiamate anche Orazio, adesso vi ripeteremo anche il numero di Orazio, anche la mail di Orazio, magari ve le manderà anche lui, così mi aiuta anche in questo, perché non ce la faccio da solo a livello proprio, ci servirebbero 4, 5 segretarie per, insomma, per rispondere a tutti quanti nell'immediato. Quindi a volte riesco a rispondere soltanto dopo 5 o 6 ore alle persone che mi mandano giustamente le richieste per quanto riguarda la denuncia. Ma parliamo invece, ecco, dell'argomento di oggi, che è la cambiale sociale. La cambiale sociale che cos'è innanzitutto? La cambiale sociale, diciamolo, è un titolo portatore di valore. E quindi, ecco, prima sono stato chiamato per esempio da un personaggio che rappresenta il Sindacato dei Ristoratori Italiani. Sindacato Nazionale dei Ristoratori Italiani, giustamente io l'ho contattato in merito al fatto che tutte le strutture, diciamo, che riguardano la ristorazione italiana in questo momento subiranno un danno economico non indifferente. Non si sa in che termine e quanto tempo durerà questa emergenza, quindi non si sa, oltretutto quello che accadrà dopo che anche l'emergenza, se mai venisse, diciamo, tra virgolette, ritornasse alla normalità, alla situazione. Che danno ci porterà a livello economico in tutto lo Stato d'Italia? Perché vi ricordo che in questo momento veniamo visti nel mondo come dei lebbrosi, come delle persone appestate, ve lo dice uno che fa l'assistente di volo alla nostra compagnia di bandiera, l'Italia, e ho visto come mi guardano come italiano all'estero, quindi vi dico, se già abbiamo paura tra di noi a semplicemente scambiarci una stretta di mano piuttosto che abbracciarci, vi lascio immaginare come ci guardano all'estero sapendo che veniamo dal paese che da un personaggio come Walter Ricciardi, e ricordiamo e sottolineiamo anche questo, è un personaggio che è stato allontanato dal governo nel 2018 dopo una denuncia fatta da Codacons perché è in conflitto di interessi, e ad oggi si ritrova non soltanto di nuovo a capo e quindi sta gestendo questa situazione legata al coronavirus, ma addirittura gli è stato dato un incarico anche da niente poco di meno che dal OMS, ossia Organismo Mondiale della Sanità, che ha dichiarato pandemia. In questo momento ci troviamo nel cucuzzolo al centro del mondo, purtroppo non per una cosa che ci può piacere, ma addirittura per una cosa che ci fa puntare da tutto il mondo, da tutti i paesi, il dito contro. Hanno chiuso le frontiere praticamente dappertutto, adesso chiuderanno le frontiere anche per noi perché rimarremo chiusi. Non si capisce se ci stanno occupando militarmente, queste notizie viaggiano, non, nessuno ci dice niente. Chi sta all'istituzione non ci dà notizie rispetto a questi carri armati che si vedono che girano Torino, Pescara. Sono sbarcati 3.000 soldati che stanno facendo, sembra un'operazione militare. La chiamano Defense 2020 dell'Europa. Ci stanno praticamente in assetto di guerra i russi che si sono messi sul confine non sapendo quello che può accadere da un momento all'altro. Chi parla addirittura di uno scoppio di guerra nucleare, insomma, tutte notizie che giustamente noi non possiamo sapere, non abbiamo la sfera di cristallo. Io ho ricevuto tante domande e ho detto: ma che succederà adesso? Io non posso saperlo e soprattutto non ho gestito, non ho causato io, non l'ha causata qui Orazio Fegnani che vi presento, Orazio Fegnani, presidente di Alba Mediterranea. Non possiamo rispondere a tutte le domande. Quello che sappiamo è che possiamo introdurvi appunto questo discorso legato alla cambiale sociale che, visto che già da prima dell'arrivo del coronavirus vedeva un'Italia in piena crisi ormai da un ventennio, dall'arrivo proprio dell'euro, ce lo diceva e anticipava già prima dell'arrivo dell'euro un grandissimo professore filosofo che ricordiamo sempre con grande stima ed era il professor Giacinto Auriti. Giacinto Auriti, oltretutto, poi vi spiegheremo, ci ha lasciato anche un'altra cosa, perché qui parliamo della cambiale sociale che Orazio Ferniani, qui è diciamo, l'autore di 3 libri che parla di questo argomento, anzi una quarta edizione penso sia stata scritta ultimamente anche rispetto alla cambiale sociale, però può essere applicata addirittura anche dalle istituzioni collegandola a che cosa? Collegandola al reddito di cittadinanza universale. Quindi non quel reddito di cittadinanza che inopportunamente è stato utilizzato dal Movimento 5 Stelle, che in questo momento ricordo è al comando e al governo di questo paese insieme al PD, ma parliamo di tutt'altro, cioè parliamo di qualcosa che potrebbe veramente cambiare completamente l'ordine delle cose nel campo monetario, finanziario, non solo italiano, ma addirittura
congiuntura internazionale e mondiale. E allora passiamo, diciamo, alla spiegazione diretta della cambiale sociale. Quindi, scusate, una chiamata. Ok, stampellina, perfetto. Quindi, che cos'è la cambiale sociale? Dicevamo, è un titolo portatore di valore. Quindi che cosa vuol dire? Che molti l'hanno confusa, anche prima, come dicevo, sono stato chiamato da questo sindacato che mi diceva sì, ma io non voglio parlare di una moneta complementare. Non è una moneta complementare. Non stiamo parlando di una moneta complementare, stiamo parlando addirittura invece di qualcosa che è a corso di valuta. Cioè vuol dire che è in essere un regio decreto del 1933, dico bene Orazio? Il numero 1699, la legge, quindi il Regio Decreto 1699, ed è la legge cambiale. Quindi chi non masticasse insomma di cambiali, vi invito intanto a vedere che cos'è la cambiale. Lì ci sono tutti gli articoli inerenti al sistema cambiario, e il sistema cambiario vi spiega che cos'è una cambiale. Noi qui però non vi stiamo presentando una cambiale che è questa qui, ma vi stiamo presentando un progetto di cambiale sociale. Ma la cambiale sociale si collega a qualcosa che, come vi avevo detto poc'anzi, non è un qualcosa che ci siamo inventati noi, non è che si è inventato Orazio Ferrignani questa cambiale. Sicuramente lui l'ha presa, ci ha scritto dei libri sopra per farla capire, visto che potrebbe avere veramente un utilizzo esteso a tutta la popolazione italiana, che permetterebbe all'Italia di vivere un vero e proprio miracolo economico. Ed è per questo che lui non ha potuto non parlare di questo argomento, ma l'ha fatto per anni. Probabilmente è stato inascoltato, ci sono stati armi di distrazione di massa, quale il calcio e tante altre cose che hanno distratto gli italiani da un argomento così forte, mentre invece continuavano a utilizzare una moneta, ricordo, a debito, che oltretutto come moneta non potrebbe essere dichiarata secondo il trattato di Maastricht come moneta, proprio perché non è un titolo al portatore, e quindi di conseguenza la cambiale sociale andrebbe a sostituire qualcosa che è illegittimo, ma che è stato dichiarato legittimo da un regime che ci ha imposto una moneta a debito. Cioè noi stiamo pagando dall'arrivo dell'euro un debito legato a una moneta che non ci viene data gratuitamente, come poteva essere magari prima, quando c'era la zecca di Stato e c'era appunto la moneta italiana, che era all'epoca la vecchia lira, e quindi noi ci permetteva quella moneta di stamparne quanta ne volevamo a seconda di quanto ce ne servisse, e invece adesso dobbiamo chiederla a un ente esterno, che è un istituto privato, perché vi ricordo che la BCE è un istituto privato, quindi è una banca centrale privata, che ci dà una moneta facendoci pagare un prezzo per avere quella moneta per pagare i nostri servizi. E che cosa è successo? È successo che negli anni, anno dopo anno, dal 2002, dall'entrata in vigore dell'euro, l'Italia, praticamente, che aveva una condizione economica abbastanza stabile, ha visto una recessione sempre più forte, sempre più corrosiva, sia dell'economia ma anche della vita stessa dei cittadini che la abitano questa nazione. E i risultati, gli effetti, l'avete visto anche sulla vostra pelle. Come dicevo ieri, per esempio, nell'anticipazione della giornata di oggi, che, per spiegare la cambia sociale, a quanti suicidi abbiamo assistito, e vanno chiamati con il loro nome specifico, quindi omicidi di Stato, quanti suicidi abbiamo assistito per colpa di questa moneta? Cioè perché questa moneta, come diceva infatti e preannunciava prima dell'arrivo, tantissimi anni fa, quindi prima del 2002, il professor Giacinto Auriti, avrebbe portato soltanto disgrazia e soprattutto non avrebbe permesso più ai giovani, che sarebbero stati i giovani delle generazioni future, di avere dei sogni, di avere delle aspettative, delle speranze per il futuro. Ecco, noi vi stiamo presentando qualcosa che va a ridare la speranza e i sogni non soltanto a noi che viviamo la vita di oggi, ma anche alle generazioni future. E dove vi ha portato questo sistema di governo collegato non a questo governo? Perché non possiamo dare le colpe a Conte e a tutto quello che è il governo attuale, ma lo dobbiamo dare ai veri responsabili, a quelli che hanno portato all'arrivo dell'euro, e dall'arrivo dell'euro fino ad oggi sono complici di questo stesso sistema che oggi ci ha portato a questa situazione qui. Quindi quello che voi vivete oggi dovete chiedere grazie a questi personaggi qua. E allora invito tutti quanti voi, che fino adesso vi siete fidati delle istituzioni, di disobbedire, non violentemente, ma fare una disobbedienza civile, cioè di persone civili che decidono di organizzarsi e di cambiare completamente, quindi realizzare quello che poi purtroppo, e faccio un altro grandissimo saluto al nostro Giorgio, che in questo momento non è qui con noi, e questo mi dispiace tantissimo, perché potrebbe essere
poteva essere una grande guida per noi e soprattutto in questo momento di difficoltà, ma lui ci sta pensando, noi lo salutiamo e lo abbracciamo con tutto il nostro affetto e speriamo che si rimetta al più presto. Ma come diceva appunto Giorgio, siamo entrati in un cambio di paradigma. Allora approfittiamo di questa situazione di instabilità che non abbiamo creato noi, ma che ce l'hanno imposta. Questo regime ci ha imposto questo cambio di paradigma. Ci ritroviamo ad oggi con una paura addosso di qualcosa che non ci fanno conoscere. Gli esperti che noi conosciamo e che si sono esposti, e parlo per esempio del presidente dei biologi Vincenzo Danna, esperti di nanotecnologia come il dottor Montanari e sua moglie, la dottoressa Gatti, voglio parlare del dottor Tarro, che ci hanno detto e spiegato che questa emergenza non poteva essere lanciata. È stata lanciata un'emergenza che ha creato il panico in tutti noi, che ha messo la paura addosso alle persone. Quindi ritorniamo sul discorso a non avere paura, ma continuiamo a parlare della cambiale sociale e iniziamo a dire che la cambiale sociale esiste nella storia di sempre e la possiamo andare a vedere, per esempio, diciamo, in ultima data del paese che l'ha utilizzata, e forse è stata la Germania, sbaglio, Orazio? È stata la Ci Germania. sono state altre situazioni in altri contesti, Sì, diciamo diciamo che il. quella più importante Sì. degli ultimi, diciamo, secoli, perché la questione va avanti addirittura dal 3500 avanti Cristo, quindi non è che la cambiale me la sono inventata io Certo. o se l'ha inventata Abramo Lincoln, come anche lui, che anche lui ha utilizzato in Quella vari durante la contesti. guerra di secessione, giusto? Esattamente. Americana, ok. Hammurabi Addirittura. aveva appunto creato il catasto dei cereali e creando questo catasto dei cereali rilasciava dei titoli di Stato che, come tutti dovrebbero sapere, ma non lo sa quasi nessuno, che i cosiddetti titoli di Stato sono delle cambiali, sono le cambiali che firma lo Stato in cambio di denaro della strozzineria internazionale delle cosiddette banche specialiste delle aste dei buoni del tesoro. Ma guarda caso, queste 20 banche, così la gente lo sa, allargo un po' lo scenario che così la gente capisce. Giusto. Allora, tutto è partito, diciamo, la conquista dello Stato italiano all'interno delle istituzioni e dall'interno delle istituzioni è partito dalla riforma dei servizi segreti del SIFAR e così via. Attorno al 1964, cosa che fece un imberbe appena laureato Francesco Cossiga, e non si capisce perché lo dovesse fare lui, che non c'era nessuna esperienza, era appena laureato. Bravo, per carità. Però gli hanno dato l'incarico di riformare i servizi segreti, e la cosa è già di per sé molto strana, Fa no? pensare. Fa pensare. Lasciamo tutte altre considerazioni, non entriamo troppo nel dettaglio perché sennò non usciamo più, Io però però così contesto. tanto per mettere un tassello qua, un tassello là. Quando poi nel 70, 69, 67 e poi 69 Moro incominciò a emettere i titoli di Stato direttamente, i biglietti di Stato meglio, delle 500 lire con la sirena, il tritone e tutte le varie cose, era, diciamo, la fase prodromica per poi rincominciare a emettere le monete, quelle toste, quelle da 50.000 lire e da 100.000 lire, cosa che invece non gli hanno fatto fare perché immediatamente dopo già la Maretta interna alla DC e poi le varie commissioni di vario genere, non entriamo troppo nel dettaglio, finché nel 78 aveva già abbondantemente rotto le palle ai Rothschild e ai Warburg e ai Morgan, soprattutto Morgan, hanno giustamente pensato bene di farlo fuori. No, con lui non si doveva State trattare, iniziando a capire di non cosa si doveva parliamo? trattare con le Brigate Rosse, mentre che com'era, Ciro Pomicino, mi pare che era quell'altro che avevano rapito, adesso non mi ricordo più, per lì invece le trattative lo Stato l'ha fatta, ha pagato i tangenti, come poi ha fatto sempre dopo, anche con le signore. Quelli che lavoravano erano innamorate di quelli degli oltrazzisti israeliani, non israeliani, maomettani. 2 anni fa, che Gentiloni pagò 12 miliardi di euro. Ah, ecco. No, come si chiamavano? Sì, Quelle non mi ricordo, padre e figlia, di sì. Vicenza, di Sì, Brescia, di quelle lo parti là. Ecco,
le crete, si chiamavano crete anche loro, chiamavano crete. Le cretine andavano di moda già prima, evidentemente. Allora, insomma, tralasciamo. Però questo è, diciamo, l'andazzo dello scenario generale. Finché poi nell'81 diciamo, si formalizzò in maniera ufficiale, anzi semi-ufficiale, con le tre lettere che si sono scambiate Andreotti e il ministro del tesoro dell'epoca, Andreatta, e da lì poi, diciamo, tutto un proseguio, un crescendo, con il testo unico bancario della privatizzazione della Banca d'Italia. Della Banca d'Italia nel 1981, perché ecco, io mi capita di parlare quando parlo del cambiare sociale, e parlo delle banche private che ci sono in Italia, molti ancora non sanno ad oggi, che ci troviamo nel 2020, che la Banca d'Italia è una banca, un istituto privato, ma dal 1981, non da qualche anno a questa parte. Diciamo che già dal 1936, nel momento del restauro del concetto della banca centrale, già lì c'era lo zampino, perché appunto prevedeva che era sì di pubblica, banca pubblica, ma di diritto privato, per cui un aborto giuridico insensato, criminale, che non sto a dire, ma diciamo che navigava a secondo del vantaggio e del tornaconto sul diritto civile o sul diritto privato. Permettiamo a chi ci sta seguendo di capire cosa parliamo. Per esempio, nella storia, quando parlavamo, per esempio, che l'ha utilizzata Abramo Lincoln, la cambiale sociale, ma non si chiamava cambiale sociale, naturalmente, ma come si chiamava? Greenback. Quindi andate, fate un giro su internet e guardate che cos'era il greenback, cioè qualcosa che ha utilizzato Abramo Lincoln durante la guerra di secessione americana per pagare i debiti che aveva gli Stati Uniti del Nord, che era in guerra all'epoca con gli Stati Uniti del Sud, proprio per pagare i rifornimenti, ed era venuto a mancare di, diciamo, moneta corrente, di liquidità, per poter sostenere le spese di guerra. E che cosa ha fatto? Ha emesso il greenback, e il greenback gli ha permesso di pagare i suoi debiti. Quindi noi potremmo semplicemente utilizzare la cambiale sociale, come ha fatto all'epoca Abramo Lincoln, utilizzando... Fammi andare avanti, se no non riusciamo certo, a concludere. Certo, continuiamo. Quindi a partire poi dall'81, 91, poi la, diciamo, conversione da parte di Andreotti del concetto appunto di privato, banca privata, eccetera, le modifiche atte a poi diciamo, adeguarsi all'entrata in vigore dell'euro, eccetera. Nel 93 esce il testo unico bancario che diciamo, determina tuttora tutte le varie funzioni della Banca d'Italia, anche se nel frattempo siamo passati dalla lira all'euro, e poi tutta una serie di leggi, di cui però nessuno degli economisti che si occupano di monetarismo parla mai, e cioè di varie riforme peggiorative, ma molto peggiorative, della gestione fiscale, sia dei privati che delle aziende che dello Stato, eccetera. In particolare c'è una legge che si chiama 130 del 99, che è stata emanata dal governo Berlusconi, se mi ricordo bene, è entrata in vigore nel 2000. E questa legge è una legge che però è stata emanata da Berlusconi, ma partorita da sette diversi governi, fra cui Amato, tecnico, l'ex presidente della banca, governatore della Banca d'Italia, Fazio, quello che è diventato anche presidente. Ah, Draghi. No, quello che è diventato presidente della Repubblica, quello di Livorno. Ah, Scalfaro. No. Quello di Livorno. C'aveva casa a Santa Severa, addirittura, ci sono ancora andato una volta. È stato governatore della Banca d'Italia per parecchi anni e poi presidente della Repubblica, adesso non mi viene in mente, vabbè. È morto 5-6 anni fa. Vabbè, non ci verrà mai. Poi ci verrà. Insomma, lui. Diciamo, non mi ricordo più che stavo dicendo. Stavamo dicendo il fatto che c'è stato questo passaggio. La legge parlavamo della legge 130-99. Sì. Allora, la legge 130-99 c'è stato Amato,
quest'altro che adesso non mi ricordo più come si chiama, Presidente della Repubblica e anche Governatore della Banca d'Italia, dopodiché D'Alema, dopodiché l'amico del quello oddio, come diavolo si chiamava pure quello, un attimo di amnesia, che ha grandi proprietà in Costa Rica, adesso mi sfugge, anche lui un essere riprovevole, e poi Berlusconi un paio di volte, un paio di governi di Berlusconi e un paio di governi di Prodi. Cioè in 8, 9, 7, adesso non mi ricordo più quanti governi hanno prodotto questa legge, legge 130-99, che è una cosa abominevole, perché sottrae diciamo, i diritti ai cittadini per darli alle banche. Allora, uno, c'è l'articolo 25 della Costituzione che dice che uno si deve, 24 e 25, che uno si deve far difendere da un avvocato secondo le leggi italiane, e viceversa, 24 e 25, l'altra che tutti hanno diritto a una difesa, eccetera, no? E così via. Vi dico soltanto che è successo, con questa legge praticamente hanno cartolarizzato i crediti incagliati, così come li chiamano le banche, di circa 300 mila miliardi di lire. Perché stiamo dicendo tutto questo? Stiamo dicendo tutto questo per far capire che il principale nemico dei popoli in questo momento sono le banche. Questo ci deve essere chiaro a tutti quanti come concetto. Quindi tutto, Ciampi, bravissima. Grazie, Ciampi. Grazie Raffaele. Ciampi, ecco. Ciampi. Grazie, non ci veniva. Perfetto, grazie. Ciampi. Esatto. Il discorso è questo. Noi dobbiamo far capire che la cambiare sociale è un qualcosa che andrà ad eliminare tutti i nostri debiti bancari con le banche private. No, non solo i debiti, ma qualunque interrelazione. Quindi stiamo parlando di qualcosa che potrebbe... estromettiamo dalla gestione dello Stato, senza entrare nei gangli dello Stato. E come possiamo farlo? Aspetta un attimo, fammi spiegare cosa Come possiamo farlo? Lo possiamo fare non solo passando per le istituzioni, ma possiamo farlo anche tra i cittadini, al di fuori delle istituzioni. Questo deve essere chiaro, okay. Continuiamo. Allora, da 130 praticamente, che cosa? Cartolarizzava 130 mila miliardi di lire dei crediti incagliati delle banche, i quali crediti venivano farciti all'interno di slide di azioni o titoli che venivano messi all'asta alle banche, alle borse internazionali tipo Wall Street, tipo la Citi, eccetera, dove le banche, perché solo le banche lo fanno, andavano a comprare. Stanno dicendo che non si vede. Come va, non si vede? Ah, non lo so. Noi vediamo. No, non si vede però. Ci vedete? Ci continuate a vedere e sentire? Ci continuate a vedere e sentire? È andato via il segnale? Ecco, forse ci siamo. Ecco, Ciampi, ok, perfetto, vai. Quindi dicevo, venivano impacchettati in titoli più o meno tossici, più o meno azzardati, rischiosi, e venivano messi all'asta alle varie banche, alle varie borse. Vi invitiamo poi a condividere non soltanto adesso la diretta, ma anche dopo la registrazione, quando chiuderemo questa diretta, continuare a condividere, perché stiamo parlando di argomenti molto importanti, stiamo parlando della cambiale sociale. Dopo parleremo anche della situazione MES che sta per arrivare il giorno 16, molto importante. Continuate. E quindi, le banche nelle borse internazionali sparse in giro per il mondo andavano a comprare questi debiti incagliati, questi crediti incagliati dei clienti delle banche italiane. Per cui c'è gente, e ancora adesso tanta, perché parliamo del 2000, sono passati 20 anni, ma la situazione è ancora in vigore, è ancora in essere, e tantissima gente si è vista andare venire a tentare di recuperare attraverso le esecuzioni forzate o forzose, come volete dire, venire l'ufficiale giudiziario a pignorare le cose su un mandato di una banca che magari aveva sede a Shanghai, per cui uno dovrebbe andare a difendersi in tribunale internazionale secondo le leggi di Shanghai. Cioè, figuriamoci. Ma io direi di fare quelli dei concetti un po' più semplici, perché c'è tanta gente che purtroppo di economia... No, questo per dire che cavolo ci hanno combinato questi infamoni. Come no, assolutamente. Ma questo è solo un aspetto. Dobbiamo far capire, cioè, qui immaginiamo che ci sono magari casalinghe, persone che non hanno mai studiato nulla né di politica né di economia né di finanza. Arrivo gradualmente al nocciolo.
perché vanno dette anche altre cose. Allora, una... No, non lascio stare, non fa niente. Spegni. Spegni. Ok. E quindi ci sono state tutta una serie di vicende per cui, senza andare troppo oltre, perché poi entriamo nel tema, noi oggi abbiamo una Banca Centrale Europea che è partecipata da 17 dei 28 stati che aderiscono al circuito dell'euro. 17 stati che posseggono, attraverso le banche nazionali loro, il pacchetto azionario della Banca Centrale Europea. Ma uno pensa, quindi, la Banca Centrale Europea è sì una società per azioni privata, però è detenuta e controllata dalle banche centrali dello Stato. Dello Stato. Certo. Manco pocavo, come c'è, c'è stanno, secondo me c'è qualche problema con la linea. Ci state seguendo? La linea va e viene, vedi? Mm-hmm. Vabbè, la rifaremo. Manco per niente. Cioè, che cosa è successo? Che nel corso di questi 20-30 anni questo cancro che dall'interno ha, ha cancro metaforico, perché sappiamo bene i nomi e i cognomi di questa gente qua, li conosciamo noi, sappiamo bene, li abbiamo denunciati non so quante volte, forse 50 volte, 100 volte, non lo so, tante. C'è un processo in corso, fra l'altro, Allora ricordiamolo sempre che c'è un processo in corso contro Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e banche commerciali, tutte quelle che lavorano in Italia, alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, addirittura, immagina un po', no? È stata l'unica che ci ha dato retta. Allora, che cosa è successo? È successo che nel corso di questi 30 anni hanno invaso e pervaso tutti i gangli dello Stato. In particolare la Banca d'Italia, quindi per tornare al discorso della partecipazione azionaria della Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia che cosa ha fatto? Si è fatta invadere da una serie di operatori finanziari che non hanno niente a che spartire con l'Italia. Adesso ve la racconto. Cioè, praticamente la Banca d'Italia è controllata dalle 5 maggiori banche italiane. Uno direbbe, beh, fin dei conti sono banche italiane, no? Unicredit, San Paolo, eccetera, tutte quelle che conoscete. Ma gli azionisti sono italiani? Aspetta, ci arrivo. Gli azionisti di queste 5 banche però non sono italiani. Ah, ecco. Ecco. E questi signori, che non sono italiani, in particolare sono 1.991 piccole, medie e grosse banche internazionali, tutte non italiane. Non ce n'è una. Immaginatevi se le banche italiane possono avere a cuore il destino degli italiani. No, ma c'è, allora, c'è qualche azionista apparentemente italiano, ma che c'è il nome italiano, certo. L'italiano dentro non c'è niente. È come la Barilla lo sapete, no? Ormai sono 16 anni che è americana, poi allora, ci dicono che è italiana. Allora, questi signori che controllano queste 5 banche si chiamano Marco Trevisan, cioè Giulio Trevisan e Angelo Carraduri. Andatevi a controllare questi nomi, così verificate tutto quello che stiamo dicendo qui. E sono due avvocati che hanno studio legale in Piazza Affari a Milano, i quali hanno il mandato di queste 1.991 banche, attraverso le quali questi mandati loro controllano i consigli di amministrazione e le azioni, ovviamente, delle 5 maggiori banche che a loro volta detengono la maggioranza della metà più uno dei voti del Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, per cui loro, no, cioè, avendo il pacchetto di maggioranza, questi signori Giulio Trevisan e Angelo Carraduri decidono se la Banca d'Italia finanzia contro il coronavirus, se finanzia per il MES, se finanzia per quello che diavolo volete voi, o non finanzia, a prescindere che vinca Berlusconi, Prodi, Movimento 5 Stelle, che chi cavolo volete non voi. Non interessa il colore politico, capite? Esatto. Quindi noi ci prendono in giro, ci fanno fare anche le elezioni, noi votiamo, ma in realtà votiamo qualcuno che alla fine farà sempre il volere dei grossi poteri finanziari. E quindi
Quindi per questo noi cerchiamo di far capire che tutti non è attraverso la forza elettorale e politica che si potrà mai cambiare niente in questo paese, e neppure attraverso la magistratura, perché anche la magistratura ovviamente nel consiglio, abbiamo fatto una denuncia, eccola qua, la denuncia al Consiglio Superiore della Magistratura, questa cosa che noi abbiamo denunciato, questa della comunicazione diciamo falsa, tendenziosa e pericolosa, l'abbiamo denunciata, ecco qua, ai carabinieri. Facciamo da vedere. L'abbiamo denunciata. Queste sono le denunce. L'abbiamo fatta la stessa, fatta denunciare. Abbiamo denunciato la Corte dei Conti. Non è che abbiamo presentato la Corte dei Conti, abbiamo denunciato la Corte dei Conti. Abbiamo denunciato il Consiglio Superiore della Magistratura. Consiglio Superiore della Magistratura. Per farvi capire che sono tutti coinvolti in questo meccanismo. Abbiamo denunciato l'Agcom. Agcom. Ok? Sono tutte denunce che poi potete vedere sul sito www.albamediterranea.org. Dico bene? .com, scusate. www.albamediterranea.com. Anzi, e approfitto per invitarvi a leggere, e quindi magari a richiedere, il libro di Orazio Fregnani. Questa è una delle famose, questa è della terza edizione, ma questo è un libricino che veramente va bene per tutti quanti, che praticamente si intitola Cambiale Sociale Vademecum, cioè vi spiega la storia della cambiale sociale e come la possiamo utilizzare. Vi parla anche naturalmente del greenback di cui parlavamo prima, vi parla del fatto della storia di Aldo Moro di recente. In questo no, però dico, nel senso, stiamo parlando anche di qualcosa che è stato utilizzato anche in Italia, o quantomeno qualcuno ci ha provato già in Italia. Ma perché potrebbe essere adesso il momento giusto? Perché in questo momento i mercati ci stanno dando addosso. Stiamo per fare la fine della Grecia. Ci stiamo posizionando in una situazione dove la Troica sta per intervenire. Siamo alle porte del MES, che oltretutto qui tutti fanno allarme, 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 al lupo, al lupo, al lupo. Si parla del MES, ma in realtà il MES, e qui per esempio abbiamo le dimostrazioni, anche a livello di denunce, Alba Mediterranea ha denunciato già da prima, addirittura che arrivasse Monti, perché c'è stata un'apertura da parte addirittura da Silvio Berlusconi, quindi ricordiamo, prima che ci fosse il famoso governo tecnico di Monti, c'era stata già un'apertura all'arrivo del MES, già dal governo Berlusconi, e quindi già dall'epoca Alba Mediterranea denunciò. E tutti quelli che oggi fanno, i difensori della patria, facendo allarme, 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 sta arrivando il MES, il 16 firmano all'ultimo momento, perché non sono intervenuti quando potevano insieme a noi, insieme ad Alba Mediterranea soprattutto? Non confondiamo troppo, sì, comunque, non rischiamo le cose. Esatto, continuiamo a parlare di cambiare sociale invece. E vi ricordo che questo libro è molto interessante, ma per spiegare, come dicevo prima, alla massaia, alla signora che magari di casa, che adesso ha mai due figli, tre figli, non si è mai occupata né di politica né di economia. Beh, quel libro è abbastanza semplice. Sì, questo è molto semplice, ma che cosa come possiamo far capire che cos'è la cambiale sociale? La cambiale sociale diventa un vero e proprio mezzo di... Aspetta, andiamo per gradi. Okay, allora, andiamo per gradi, perché così si capisce anche. Allora, premesso quello che è stato detto fino adesso, quindi che siamo governati da un insieme di criminali, noi lo denunciamo, lo diciamo tutte le volte. E lo sono tutti. Li denunciamo, gli presentiamo le copie a loro, gli diamo queste, le abbiamo depositate a loro. Quindi abbiamo detto, guarda, brutto stronzo, ti abbiamo fatto tana, no? Vedi che puoi fare. L'unica cosa che fanno è fuggire. Non accettano il compromesso, non accettano il dialogo, non accettano non c'è una volta che ci sia una volta che mi abbiano controguardato per diffamazione. Allora, aspetta, andiamo avanti. Per tornare al discorso, quindi abbiamo visto che c'è una pregressa intenzione pervasiva e invasiva dei poteri forti mondiali che hanno nomi e cognomi, si chiamano Warburg, Morgan, Rothschild, Rockefeller, e così via, sono una ventina di famiglie, di cordate, diciamo così, in cui ci sono anche i gesuiti, e quindi anche il papato attuale, non dimentichiamocelo mai. Quindi, che cosa succede? Che abbiamo visto che attraverso la magistratura e attraverso le elezioni politiche non si può cambiare niente. Da chi ha più anni anche di me
è possibile avere la conferma che è quello che dico. Allora, loro che cosa fanno, questi signori che abbiamo nominato prima? Attraverso la corruzione, attraverso il ricatto, attraverso le minacce, attraverso la glorificazione delle nullità tipo Renzi, tipo quest'altro poveretto qua, Conte e così via, che non hanno nessuna capacità e lo sanno perfettamente che sono del tutto inabili all'operazione politica, però cercano di avere quel risultato, quella gloria, che, quella vanagloria che pretendono di avere attraverso l'appoggio delle massonerie internazionali di cui fanno parte questi signori. Quindi non è attraverso queste forze, queste vie, no, attraverso questi poteri che si può riuscire a fare qualcosa di concreto e risolutivo per la situazione attuale, per cercare di portare a compimento una democrazia davvero partecipata e partecipativa. Le cose sono abbastanza complesse, ma si possono riassumere in queste cose. Cioè, praticamente questi controllano attraverso il denaro, e quindi vuol dire che questa guerra si deve combattere attraverso il denaro, ma non attraverso i modelli complementari come i nostri amici Arena e altri, no, senza voler fare troppi nomi. Cioè, allora bisogna andare con i concetti strutturali, con i concetti giuridici, con i concetti di legge internazionale, di diritto internazionale, perché se no non si va da nessuna parte. Allora, il diritto internazionale prevede una cosa, uno scenario. Per avere una moneta occorre fare però dei passi indietro. Allora, bisogna andare a vedere cos'è lo Stato, perché lo Stato poi coinvolge e apporta a varie altre conclusioni. Lo Stato è un'entità che è composta da almeno 4 o 5 elementi sostanziali, fondamentali. Se non ci sono quelli, non c'è Stato. E oggi, infatti, anche lo Stato italiano è a rischio. Perché, dopo lo vediamo, che cosa succede? Succede che lo Stato deve avere un territorio, deve avere un dominio militare sul territorio, quindi difenderlo dagli attacchi dall'esterno. Deve avere una popolazione per poter difendere questo territorio, ma deve avere anche un quarto elemento, che sono le energie alimentari, i cereali, che ne so, qualunque altra cosa che serve per alimentare questa popolazione che ci sta sopra. Ci deve essere una tecnologia di base che permetta a questa popolazione che sta sopra di sopravvivere e di prosperare possibilmente. E poi servono le leggi, perché senza leggi sarebbe un caos. Un caos completo, un casino, meglio così si capisce meglio, un bel casino. Dopodiché servono anche, fra altre cose un po' meno importanti, ma serve un catalizzatore del valore prodotto da questo popolo in quel territorio. Perché se no non c'è suddivisione di valore e ridistribuzione del valore in maniera quanto più equa possibile. Noi abbiamo dall'altra parte tantissime partite IVA, abbiamo dall'altra parte tantissime persone che oggi si sono viste da un momento all'altro chiudere le aziende, adesso non sanno che cosa faranno, non sanno se potranno riassumere i loro dipendenti, non sanno se andranno in fallimento, non sanno quanto durerà questa situazione. Perché la cambiale sociale potrebbe diventare un qualcosa che va a dare una speranza a queste persone che hanno la partita IVA? Cerchiamo di dire queste cose più essenziali, perché adesso la gente vuole delle risposte, giustamente. Questo che stiamo dicendo sì, è interessantissimo, ne potremmo fare magari un'altra, se voi volete, un'altra... No, ci arrivo. Sì, okay. Abbiamo detto che ci sono tutta una serie di elementi che servono per dare una entità allo Stato, inossidabile, inattaccabile dall'esterno. Dopodiché poi anche dall'interno servono le leggi, anche per gestire, servono ovviamente anche le risorse di altro genere, insomma tutta una serie di elementi che contribuiscono a creare lo Stato. Oggi lo Stato non c'ha moneta, e senza moneta non c'è circolazione di valore, e quindi ecco il perché, ad esempio, ci ritroviamo in questa situazione attuale, perché nel frattempo il potere amministrativo in generale è controllato
direttamente o indirettamente dalla grande finanza internazionale. E tant'è vero, la grande finanza internazionale, quindi in questo caso la BCE, ci ha imposto dei tagli tramite l'Europa all'Italia, soprattutto del sistema pubblico. No, ma questo per arrivare alla situazione del coronavirus, che adesso è l'emergenza, è il fatto che non ci siano i posti letto e tutti i tagli che sono stati fatti è perché tutta la politica, tutta, quindi tutti i vari presidenti di regione, compresi anche le figure istituzionali al governo e dei vari governi che ci sono stati uno dopo l'altro, hanno tagliato di anno in anno fino ad arrivare alla situazione attuale dove abbiamo avuto un'emergenza sanitaria reale e dove tutti quanti, nella fobia della paura di un virus che si potevano prendere, sono andati in ospedale e non ci stanno i posti letti per tutti. E allora ci possono essere i morti perché la gente non si può curare, perché danno tutti insieme nello stesso momento in ospedale. Allora, questo per dire che la situazione attuale non è casuale, c'è una volontà intenzionale, una strategia che è stata perseguita, delle responsabilità soprattutto, è stata perseguita per oltre 30 anni in maniera strategica, con delle tappe graduali, in modo che la gente normale, impegnata col lavoro, impegnata con la famiglia, presa dalle passioni dello sport, per quello che lobby, quello che sia, pensando che stesse dentro un qualcosa di inossidabile che non avrebbe mai modificato nulla, in realtà poi ha modificato e come. E quindi diciamo lo Stato è gradualmente degradato, e tant'è che alla situazione al momento attuale lo Stato non, di fatto non esiste più, perché per quello che riguarda giuridicamente l'aspetto giuridico, certo. Perché tutte le deleghe importanti date dai sovrani possessori dei diritti, che sono i cittadini, vengono a loro volta ridistribuite e ridelegate contro legge, perché per farlo serve sempre il nostro placet. È stato fatto nel corso di questi 30 anni, a partire dal Trattato di Lisbona e poi successivamente tutti gli altri trattati, con una delega alla Commissione Europea, non al Parlamento Europeo. È molto importante per questo. Per cui il Parlamento Europeo, che noi eleggiamo in tutti i vari le elezioni, mi pare che noi abbiamo 71 deputati o 72, una cosa del genere, che cosa succede? Succede che noi eleggiamo questa gente, quella va lì, parla, discute, si inferma, tutto quello che vuoi, poi però la decisione la prende la Commissione Europea, che è la commissione dei capi di governo delle 28 nazioni che partecipano alle cose, ma in maniera diversificata l'una dall'altra, perché il valore è in base alla popolazione, per cui noi abbiamo un dominus che è la Germania con 86 milioni di persone abitanti. E noi siamo la terza, ma con molto molto ritardo, perché c'è la Francia che ha 66-67 milioni, e noi che ce ne abbiamo... Ma diciamo che sono tutti personaggi non eletti democraticamente, mentre nel Parlamento tu eleggi... Uno, negli ultimi sette governi, sono stati in Italia, sono stati tutti eletti non dal popolo, ma nominati dal potere finanziario. Anche apparentemente quelli che sembravano parlamentari in realtà erano eletti dal potere finanziario. Quindi, stante questa situazione qua, noi ci ritroviamo a dover subire le angherie di quei teste di cazzo, scusate l'espressione, di presidenti del Consiglio e di vari posizionati stati che decidono alla faccia e in barba di quello che è l'interesse nazionale. Scusa un attimo, allora stavo leggendo che ci sono problemi di collegamento. In ogni caso, al di là della diretta, che sarà importante, spero che continuate a seguirci adesso, manderemo anche, siccome stiamo anche registrando con un'altra telecamera, manderemo anche, e dopo vi manderemo il link, vi manderemo anche tramite YouTube la registrazione, quindi non vi preoccupate, non perderete nulla di quello che stiamo dicendo oggi. Continuiamo. Allora, a questo punto la scelta era d'obbligo, cioè io quando abbiamo fondato, come dicevo prima, quando eravamo a pranzo, raccontavo ad Andrea, come lui mi ha chiesto, ma com'è che ti è venuta questa idea? E perché avendo vissuto da oppositore reale, concreto, al regime di 30-40 anni di lotte politiche, è chiaro che mi cercavo delle soluzioni. Una persona normale
quali dovrebbero essere anche i nostri colleghi, i nostri colleghi che si presentano come oppositori al regime. Cazzo, ma vuoi prospettare qualcosa di diverso? Vuoi dare un tuo contributo e dire io vedrei questa soluzione? Non ce n'è uno. Cioè, no, l'unico è cosa, quello del doppio nome che è vice ministro dell'economia, Caracciolo, che ha detto facciamo i mini bot. Non è una grande soluzione perché parliamo di qualche miliardo, non di molti soldi. Parliamo della cambiale sociale invece di quanto riguarderebbe come spostamento a livello allora, monetario e finanziario. La gente non lo sa, ma le cambiali nel corso di 30 anni più o meno si sono mantenute sempre sullo stesso livello di quantità. Però, mentre 30-40 anni fa e anche 20 anni fa le cambiali venivano emesse da un privato verso un altro privato, che fosse azienda o non azienda, ma sempre un privato era, oggi da 20 anni a questa parte in particolare, con tutte le modifiche che sono state fatte nel corso degli anni di cui accennavamo prima, fra cui anche questa, le banche hanno messo in cattiva nomea, in pessima nomea, le cambiali. Perché? Perché così le gestivano loro direttamente. Perché se voi andate a chiedere un mutuo in banca, un affidamento, uno scoperto, un castelletto, quello che cazzo vi pare a voi, vi dovete rassegnare a firmare le cambiali alle banche, che la mettono, dice no, non guarda, noi la mettiamo in cassetto, la mettiamo, non è vero niente, perché con quella cambiale lì o quelle cambiali lì, la banca commerciale va alla Banca d'Italia, io dice guarda, mi metti per esempio altri 30 milioni di euro o 10 milioni o 100 mila euro, e per cui la banca prende i soldi della Banca d'Italia e te li dà a te, no? Però con interesse, mentre invece dandoli alla Banca d'Italia gli dai lo 0,40, 0,30, a volte anche meno, a volte anche a tasso negativo per la Banca d'Italia. Ci rendiamo conto come ci prendono in giro tutti i giorni? Le banche, e per quello vi diciamo che il principale nemico dei popoli sono proprio le banche, ed è per questo che la cambiale sociale vorrebbe diventare una vera e propria arma letale. Allora, arriviamo alla cambiale sociale. Allora, salto tutto, tralascio tantissime altre cose, situazione, che è troppo lungo elencare, non certo. Vale la pena, perché entreremo un po' troppo in un tecnicismo che alla signora Di Voghera interessa poco, a lei interessa esatto. Come risolvere il problema esatto. In maniera dozzinale, giornaliera. Esatto. Ecco. Chi c'ha un bar adesso, chi c'ha un'attività che si vede tutto chiuso, tutto serrato, oppure chi c'ha dei figli che non lavorano, magari avevano un lavoro anche saltuario, adesso non stanno lavorando e non sanno quale sarà il loro futuro. Allora, cerchiamo di dire perché la cambiale sociale può essere una soluzione. Allora, la cambiale sociale, come dicevo, prende il via da questi buoni del tesoro, storicamente comprovati, del 3500 avanti Cristo, parliamo di 5000 anni fa, oltre 5000 anni fa. Avevano capito perfettamente che quello che importava non era avere l'oggetto del valore, ma avere il titolo giuridico di proprietà di quel valore. Perché se io vado in giro, facciamo Scipione l'Africano, quando vinse la battaglia contro i cartaginesi, che distrusse Cartagine, aveva avuto dall'erario di Roma la bellezza di 15 talleri d'argento, no, 15.000 talleri d'argento. Un tallero era un'unità di misura del peso, e poi anche da tallero dollaro, no? Era un'unità di misura del peso che corrispondeva a secondo dei luoghi, del momento storico, eccetera, fra i 15 e i 35 kg d'argento. Quindi aveva 15.000 talleri per 15, quanti erano? 50.000 kg d'oro, più o meno. Madonna. Dai 50 agli 80.000, diciamo. Che serviva per la guerra, fare guerre costa, non è, servono i soldi. E giustamente Roma aveva tassato tutte le varie province d'Italia che aveva conquistato e aveva raccimolato fra le altre cose anche 15.000 talleri d'argento. Scipione vince, fa prigionieri, una marea di cose, fa la razzia, raccoglie le ricchezze che non ti dico, però a un certo punto il Senato gli dice oh, che fine hanno fatto i 15.000 talleri? E quello dice, l'ho spesi. No, documenta, no? E dicono, guarda che qui le cose non quadrano. Insomma, lui ha detto, vabbè, sì, ho gestito male, perché c'è stato il processo poi.
ho gestito male, guarda, allora fai una bella cosa, fai come facevano i nostri antenati e i greci antichi, fai e vai in esilio evitando l'ostracismo, che se no ti mandiamo pure... Spiega l'ostracismo, però magari... Sì, l'ostracismo è tirare le ostriche addosso alla gente finché a forza di ostriche da un chilo ti arriva... La lapidazione. Okay. E quindi che cosa fanno? Lui con la coda fra le gambe, vittorioso contro i punici, ha preso armi e bagagli e se n'è dovuto andare profugo in Spagna. Questo per dire che allora c'era un senso etico dello Stato e tu puoi chiamarti pure Scipione africano, non me in culo proprio, scusate, per questo, devi giustificare questo. Questo si ricollega al fatto che adesso noi facciamo una denuncia a Conti, a quelli che ci dicono ma tu stai facendo una denuncia al primo ministro italiano o al presidente della Repubblica, ma ti rendi conto che è troppo esagerato, come fai? Ma chi fa una cosa che va contro il popolo, che va contro i cittadini e che va contro la Costituzione, deve andare in galera. È questo che deve passare come concetto. No, a proposito perché bisogna recuperare i valori, e i valori c'erano. Allora, quando racconto anche questo episodio, poi parliamo della cambiata sociale davvero. Quando il popolo romano si ribellò a Tarquinio il Superbo, che era l'ultimo, è stato poi l'ultimo re di Roma, che era di Tarquinia, non è che si chiamava Tarquinio per caso, si chiamava Tarquinio perché era di Tarquinia e quindi era un occupante, un invasore, lo vedevano anche in quel senso lì i romani, non gli stavano molto bene Tarquinio Prisco e Tarquinio Superbo, neanche gli altri. Ma questi è proprio spedito, perché sennò poi la gente... Sì, allora niente, che cosa succede? Che fa la rivolta, depone Tarquinio Superbo, Tarquinio Superbo armi e bagagli se ne va a Tarquinia, dove non ci stava, e dice no, qui devo ritornare io, e chiama oddio, un momento d'amnesia, il re de Porsenna, richiama Porsenna, re di Chiusi, che era una città ricca, e arriva Porsenna e mette sotto assedio Roma. Roma era solo, diciamo, il Campidoglio e poco lì attorno. Certo, non Roma di oggi che conosciamo, certo. E stava, mette il campo proprio fra il Tevere e il Campidoglio, che è proprio uno scudo, non so se c'è presente, no? 250 metri, certo. 300 metri. E così rimane lì per un sacco di tempo, finché a un certo punto i giovani romani decidono di 300 giovani romani decidono di diciamo votarsi al sacrificio, come quelli che si fanno esplodere con le bombe, no? Certo. I Pasdaran, e quindi decidono, noi ci votiamo al sacrificio purché riusciamo a ammazzare a Porsenna, al che viene estratto quello che gli mancava il braccio, e poi dopo, vabbè. Insomma, fatto sta che il braccio ce l'aveva ancora, arriva al campo di Porsenna, va nella tenda di Porsenna, tenta di ammazzarlo, lo bloccano, e però persona dice, guarda, tu sei un giovane molto coraggioso e ti perdono, e lui fa, no, io devo essere condannato perché ho sbagliato, ma non perché non ti volevo ammazzare, certo. Ma perché non sono riuscito ad ammazzarti, per cui io metto il braccio muzzoscevole, ecco, non mi veniva, metto il braccio sul braciere e me lo faccio bruciare. È stato lì stoico, cioè questo per dire che c'erano dei valori, e uno dei valori importanti che c'aveva, il più importante, è che nella Costituzione della Repubblica Romana del 504 avanti Cristo il primo articolo era: quando uno si nomina re, ammazzatelo. Certo, certo. E questo che stiamo facendo noi adesso con questa denuncia, essendo un primo atto di disobbedienza civile, è una prova di coraggio. Cioè il fatto che io mi esponga, dico il mio nome e cognome, e lo sa adesso mezza Italia, il mio numero di telefono, la mia mail, la via della mia faccia, e dico quello che sto facendo, andando contro chi mi sta imponendo dei diktat, e lo sto facendo qui con Orazio Fergnani, è perché vogliamo dare e spronarvi ad avere coraggio come lo stiamo avendo noi, non avere paura, ma mettervi contro chi vi sta imponendo qualcosa che è ingiusto. È questo che noi vogliamo lanciare. No, ingiusto è illegale.
illegale. No, noi siamo sempre dalla parte della legalità, che è questo, molto diciamolo, questo diciamo. Noi siamo per l'applicazione della Costituzione e utilizzando il buon senso, ma soprattutto utilizzando la legge carta canta, noi diciamo quello che è giusto che ci meritiamo. Allora ecco, quello che ci stanno imponendo in una maniera illegale invece va denunciato, ed è per questo che vi sproniamo ad avere coraggio insieme a noi. Ma continuiamo. Sì, quindi arriviamo alla cambiale sociale. La cambiale sociale, quindi, che cosa è? È un titolo, ma non è solo un titolo, è un titolo al portatore. E che cosa è un titolo? Perché tu prima parlavi con un tizio e questo non sapeva niente. Questo era rappresentante di una di un sindacato dei ristoratori italiani. Ristoratori italiani, e questo non lo sapeva, evidentemente, ma palesemente non lo sapeva. E invece è uno dei documenti e degli atti che vanno assolutamente conosciuti. Perché solo così cominci a vivere nella società, perché se non conosci gli elementi base che determinano la società, che definiscono i parametri della società, non sei un cittadino al 100% dei suoi diritti. Per dirvi, questo tizio, no? Che mi ha telefonato lui, mi ha telefonato quasi per insultarmi e dirmi: no, ma tu, a me non mi interessa la moneta complementare. Ma io non ti ho parlato di moneta complementare, perché mi stai credendo così? E poi quando gli ho detto, no, non mi interessa, perché noi, per noi tutto quello che dicono le istituzioni è giusto, perché noi siamo un sindacato nazionale che proteggiamo le... Ok, allora fidati di chi fino adesso ti ha portato nella situazione dove sei adesso, ma anche prima del coronavirus, e poi adesso gestisci le situazioni. Ti sto fornendo una situazione, se la vuoi ascoltare, almeno ascoltarla, poi magari mi dici di no. Invece già mi stava dicendo no, precludendo, e quindi con il paraocchi, quello che gli stavamo proponendo, che era la cambiale sociale. Continua, ragazzi. Cambiale sociale, quindi partiamo dal concetto di titolo. Il titolo è un qualcosa che rappresenta un valore e che integra in sé il valore. Infatti, fino al 1971, a Camp David, la moneta era anche un titolo al portatore, perché, come io ho evidenziato nell'ultima conferenza che ho fatto, in cui tu mi hai detto che ero stato troppo prolisso nel far vedere le didascalie che sono scritte nelle banconote. Esatto. Quando tu nella banconota ci scrivi al portatore pagate la determinata cifra di 5 euro o di 5 dollari o di 5.000 lire, eccetera, e poi c'è la firma del cassiere, la firma del ministro, l'importo, la data della legge che quando è stata emanata e quella emissione, su quale data è stata emessa, in quale legge che l'ha autorizzata, eccetera. Cioè, quello è un titolo. Cioè, tu puoi andare legalmente ad agire contro o a favore di qualcuno, agire in giudizio. Invece qui, qua l'avrete visto sicuramente su internet, presumo che almeno sia un po' interessato di finanza, di soldi, quindi di conseguenza l'euro, questo qua lo conoscete, questi sono 50 euro, no? Avete visto che c'è scritto qui, no? Qui c'è scritto BCE, domani lo vedrete al contrario, sicuramente BCE, ma sopra BCE, se guardate bene, c'è un tondino, andatelo a vedere sulle banconote, ma anche da 5 euro, 10 euro, 20 euro, copyright, o 50 euro, e c'è una C, questa piccolina qua è una C, e appunto è il marchio C di copyright, quindi è una moneta privata, non è qualcosa di no, pubblico. Ma soprattutto c'è la C privata. C'è la C del copyright, perché se non c'era la C, chiunque ne poteva stampare quante ne voleva e non gli avrebbero potuto di niente. E per eliminare, mentre nel titolo invece no, il titolo c'è un firma, c'è un garante, c'è un governatore della banca centrale, c'è la firma del ministro, c'è la legge istitutiva che permette quella emissione particolare, c'è il numero di serie che c'ha tutta una serie di caratteristiche che qua invece non c'ha, e tutta e la cambiale sociale è uguale, identica a questa. Questa, eccola qua, è una cambiale, diciamo, ufficiale, quella regolare, no? Quella che voi trovate in qualsiasi negozio di valori bollati, quindi in tabaccheria. Qui, allora, come vedete, qua c'è un bollo. Questo bollo è un qualcosa di esorbitante, di improprio, perché all'articolo 104 della legge, appunto, Regio Decreto 1699 del 1933, c'è all'articolo 14, 104, chiedo scusa, all'articolo 104, c'è appunto stipulato che la cambiale è esente dalla legge sul bollo, sulla bollatura, che vuol dire che questo bollo qua è opzionale, non è obbligatorio. E tant'è vero, qua c'è la dicitura, spazio riservato per l'eventuale applicazione di marche.
Ok? O contrassegno telematico. Che cosa vuol dire? Che quando è eventuale non è obbligatorio. E se una legge dice che non è obbligatorio, vuol dire che se non ce lo mettiamo non andiamo contro la legge e facciamo capire perché è importante. Andiamo, allora, là il bollo è previsto anche appunto nel Regio Decreto 1899, si può omettere, ma si può omettere, e chi vuole può ometterlo, quando quello che vuole emetterlo vuole agire giudizialmente attraverso il sistema del recupero del credito coatto e permette quindi all'atto, cioè questo titolo, che è anche un atto ovviamente, che può essere appunto fatto diventare Esecutivo esecutivo entro i 4 giorni, dopo il 4 giorno, per cui dall'emissione. no, dall'emissione, dalla data di scadenza. Ah, dalla scusa. E qui appunto nel cambiale ci sono tutti i dati, cioè la data di emissione, la data di scadenza, l'importo, il firmatario, l'indirizzo di dove va Non si messo sente il la pagamento. voce? Vedo qua Edoardo Bettazzi che scrive: ora nata voce, non si sente l'audio? Si sente o non si sente l'audio? Ci fate sapere? Vabbè, andiamo. Continuiamo. Quindi ci sono tutti gli elementi per il riconoscimento della validità di questo titolo. Poi ci sono tutta una serie, nella legge 1899 ci sono tutte le varie modalità di presentazione, di esecuzione, di realizzazione, eccetera. E noi fra quelle tutte, sono 114 esattamente gli articoli della legge 1899, abbiamo scelto quelle che non sono proibite da questi 114. Non sono previsti in alcuni casi le modalità, ma non sono neanche proibiti, per cui quello che non è proibito è lecito ed è Ci legale. siamo capiti? Ci siamo capiti? Per quello noi vi chiediamo sicuramente uno sforzo, molti di voi non hanno mai utilizzato le cambiali, molti di voi addirittura alcuni non ne hanno mai sentito neanche parlare, ma quello che vi stiamo dicendo è che siccome l'euro è stata una truffa da quando ce l'hanno proposto a tutto il suo utilizzo negli ultimi 20 anni e la situazione in cui siamo arrivati, al di là della situazione attuale, ma che adesso con la situazione attuale è diventata l'ennesima potenza e quindi ci vedrà praticamente in una situazione che probabilmente nei prossimi mesi ci potrebbe portare a livello Grecia. E che cos'è il livello Grecia? Vuol dire avere a un certo punto tutto quello che fino ad oggi era, tra virgolette, pubblico e già andava male, chiude tutto No, quanto e diventa privatizzato. lo Stato Quindi di conseguenza viene dissolto. Di conseguenza non abbiamo più diritti, cioè tutto quello che era previsto nella Costituzione non ci spetta più. Diventa un trattamento di compromesso, compromissorio di adempimento contrattuale. Tu vuoi, che ne so, comprare un terreno, se quello te lo vuole vendere, te lo vende, ma non alle condizioni di legge, e ti costringe, che ne so, a dover fare per 20 anni lo schiavo, oppure se tu non hai più denaro per pagare le tue esigenze, diventi schiavo. Ed è quello il problema. Avete capito in che situazione stiamo entrando? Allora, per quello dobbiamo trovare delle soluzioni immediate e avremmo una soluzione immediata già da subito con la cambiale perché è un valore a corso legale. Certo, Quindi è per è un legge, titolo al è un portatore. titolo al portatore, ma quindi è a corso legale, quindi non dobbiamo ricrearlo, inventarlo, dare una soluzione nuova. È una soluzione che già esiste, dobbiamo solo applicarlo. Però è naturale che per applicarlo dobbiamo conoscerlo e comprenderlo. E quindi dobbiamo noi farlo nostro e proporlo al resto della popolazione. Lo dobbiamo proporre non solo alle partite IVA, ma anche ai soggetti fisicamente giuridici, alle persone semplici, che tutti devono entrare in un circuito che accetta la cambiale sociale. Questo che cosa permette? Accettando la cambiale sociale, permette le persone che sono all'interno del circuito di far circolare solo cambiale sociale. Allora, no, cominciamo, Prego. andiamo per gradi. Sì. Quindi la cambiale sociale è un titolo al portatore, è un titolo al portatore individuale, cioè ciascuno di noi che abbia l'età maggiore, cioè sopra i 18 anni, può emettere le cambiali in generale e le cambiali sociali in particolare. Quindi ciascuno di noi ha dentro di sé la possibilità di emettere valore attraverso un titolo legale che ovviamente dovrà diciamo poi essere Saldato. diciamo, no, essere portato a compimento attraverso tutta una serie di dispositivi che dopo spiego. Perché? Perché la cambiale sociale è allora, le cambiali fra tante altre caratteristiche hanno la caratteristica di non andare oltre il quinto anno
diciamo, di posticipo. Cioè io oggi emetto, oggi è il giorno 13, sì. Il 13, no, 12. Il 12 di marzo, emetto una cambiale, entro il 12 di marzo del 2025 va pagata, diciamo così, ritirata, meglio, perché per pagare si intende che io dovrei portare argento, no? Come nel caso di Muzio Scevola, non di Muzio Scevola, di Scipione l'Africano, okay. No? Ma se la banconota che io vado a utilizzare per pagare la cambiale è non è neanche un titolo al portatore, ma semplicemente un pezzo di carta col copyright che non rappresenta, come l'euro, che non rappresenta né argento, né oro, né rame, né niente di niente, perché devo andare a cambiare, a pagare una cambiale di qualcosa che non paga niente, quando invece la cambiale è un titolo che è ben differente? Quindi la cambiale, per risolvere il problema, basta semplicemente fare in modo che nel momento in cui scade venga riemessa. Avete capito? È molto semplice. Esattamente come fa lo Stato, perché quando hanno lo Stato paga... Sì, perché diciamo la cambiale oltretutto è accettata in 41 stati nel mondo, certo. Quindi ricordiamoci che stiamo parlando di un concetto che è già espanso quasi a livello globale. Allora, quando tu c'hai un titolo in scadenza con i bot, per esempio, lo Stato che fa? Li paga i bot, ma il giorno prima o due, rinnovati. Li ha riemessi alle 20 banche di specialiste di truffe, certo. Allo Stato, ricordiamo tutte le varie banche, sono sempre 20, sono sempre loro. Da 20 anni non c'è una gara d'appalto, dovrebbe esserci una gara d'appalto, no? Come tutte le fornitore, i fornitori dello Stato, no? Dovrebbero esserci altre 20, 30, 40 banche che fanno le gare per partecipare a questa gara d'appalto, no? Delle specialiste delle aste dello Stato. E invece no, sono sempre loro, no? Vabbè, ma a parte quello, che cosa fa lo Stato? Fa il doppio gioco con lo Stato attuale, certo. Che cosa fa? Da una parte paga i creditori che vanno all'incasso perché scadono i bot di 10 anni prima, 5 anni prima e così via. Contemporaneamente, ma 3, 4, 5 giorni prima, in modo che ha le casse per pagare quelli che scadono, va a emettere altri 20 miliardi, 5 miliardi a 10 anni, a 3 anni, a 6 mesi, eccetera, per cui c'ha i soldi sicuramente. E quindi che cosa succede? Esattamente quello che facciamo noi, ma noi lo facciamo in maniera un po' più intelligente, un po' più onesta, e cioè la cambiale sociale è stata studiata sulla base della moneta a deperimento ideata da Silvius Gesell, che è stato un personaggio strano pure lui, un po' poliedrico eccetera, che però si è ritrovato in varie occasioni a dover gestire da imprenditore delle crisi economiche veramente drammatiche, economiche non sue, degli stati in cui si trovava, per cui ha messo a punto questa teoria della moneta deperibile. Quindi moneta deperibile che va a perdere a livello temporale. Le spiego il valore, il concetto. Allora, le care banche, i cari banchieri usurai, al contrario di quello che dovrebbe essere la logica, e cioè che, come succede in qualunque altro ambito, oltretutto, no? Se io a fabbrica di frigoriferi produco un frigorifero e non, per qualche motivo non riesco a venderlo, mi rimane in magazzino, mai utilizzato. Nuovo di zecca, però passa di modello. Passano due o tre anni, c'è un nuovo modello, oppure una nuova tecnologia per cui, certo. Che ne so, cioè mi bisogna meno corrente per raffreddare. Il consumismo attuale. No? Allora io ho questo frigorifero nuovo, prima valeva 1000 euro, dopo un anno ne vale 500, nuovo, mai usato. Certo. Dopo tre anni ne vale 300, 200. Dopo cinque anni non lo vendo più. Allora, vuol dire che in quegli anni, pure se il frigorifero è nuovo, mai usato, intonso, dopo, nel corso degli anni, vale sempre meno finché va a zero. Anzi, non solo va a zero, ma per smaltirlo devo pure pagare. Certo, certo. Oltretutto. Certo.
Quindi una negatività assoluta. Lo stesso principio. La banca, esattamente il contrario. Perché io prendo 1000 euro in banca oggi, fra due anni ne dovrò da 1300, fra cinque anni dovrò da 1800, fra dieci anni ne do 2200. Esponenziale. Per avere avuto la malaugurata idea di andare a chiedere i soldi perché volevo comprare il frigorifero. È chiaro il concetto. Certo. E quindi questo per dire che cosa? Per dire che c'è una infamia latente, soprattutto basta vedere la legge 602 del 1972, cioè quella della riforma del fisco, che prevede che le banche non devono pagare un cazzo di tasse di niente se non nel bilancio attuale, nel bilancio annuale in varie forme, insomma non entriamo troppo nel dettaglio. Vi hanno mai emesso una fattura in banca? Eppure voi pagate gli interessi in banca, no? Eppure voi pagate i servizi bancari, eppure voi pagate le carte di credito che ogni volta che vai lì gli dai 2 o 3 euro. Ci siamo capiti? E questo infatti deve farvi ragionare anche sul discorso della moneta elettronica. Adesso sta girando anche un'altra notizia. Stanno dicendo che le banconote portano virus, che le banconote diventano pericolose per il virus collegato alla coronavirus. Vi rendete conto che stanno facendo anche una politica di strumentalizzazione e lavorando sulle vostre teste, sulle vostre paure, per portarvi nella direzione che loro vogliono. Queste poi si chiamano finestre di Overton, chi è un po' più esperto del settore capisce di che cosa parlo quando parlo di questo, ma sono dei meccanismi per manovrare mentalmente le masse, e questo è quello che stanno facendo. Allora vi invitiamo a non farvi manipolare da questi signori. Continuiamo. Quindi, allora, la cambiale viene emessa da ciascun individuo sopra i 18 anni senza nessuna autorizzazione da parte di nessun ente superiore, né il sindaco, né il presidente della Repubblica, nessuno, né banche. Voi potete emetterla quando e come e a chi volete, e giustamente a chi ve la riceve, è chiaro, perché non è un obbligo. Mentre la moneta, la banconota a corso legale o forzoso è comunque un titolo fra virgolette, perché non è un titolo, è una diciamo entità che dovrebbe trasportare del valore, in realtà non lo è affatto, però c'ha questo riconoscimento da parte dello Stato per cui ciascuno è obbligato a riceverlo in pagamento. Qui invece no, qui chi vuole la emette e chi vuole accetta, e mi sembra anche molto più democratico, fra l'altro. Ed è un sistema quindi basato sulla fiducia, questa è una cosa fondamentale che riguarda la cambiale sociale. Quindi ciascuno dice, ma qui allora uno può emettere quello che vuole senza nessun controllo? E no, perché c'è un sistema di controllo che permette a ciascuno di emettere 1000 euro al mese, perché questo oramai è assodato, non l'abbiamo mai votato, ma da anni che parliamo di 1000 euro, per cui sicuramente varrà la pena. Può essere accettato un po' da me. Basta solo pensare però che poi se uno è un single, perché questa cosa è stata fatta anche con un aspetto molto legato alla morale, perché se uno è un single, come ci hanno costretto ad arrivare al punto di essere non solo single, ma soli, ciascuno di noi è un ectoplasma senza agganci, senza amici. Adesso ancora di più non ci possiamo neanche riabbracciare e baciare. Questo bacia loro. Questo per dire, insomma, no, che siamo veramente in una situazione di impotenza assoluta. Perché questo è il volere di questa gente. Ci vogliono distanziare. Non vogliono i sindacati, perché a capo dei sindacati ci mettono gente che prende 300.000 euro all'anno quando c'è il suo assistito, che sì o no ne prende 20.000. Ma sì o no, ma forse neanche ci arriva. Questo per dire, oppure di testa di cazzo tipo quello che il sindacalista che ha chiamato poco fa, che ne ha capito un cazzo di niente, scusate l'espressione, ma quando ce l'ho, e quindi 1000 euro al mese se sei single non è tanto, ma se tu hai una famiglia e sei tu, tua moglie e tuo figlio, anche solo in tre, già ti becchi 3000 euro di reddito di cittadinanza generalizzato, universale. Ci siamo capiti? È chiaro? Ma questo andrebbe eliminato, pensateci, questo, pensate che voi lo prendete dalla nascita, la cittadinanza universale,
fino alla morte. Quindi che cosa vuol dire? Che no, non abbiamo più bisogno neanche del sistema pensionistico? Dopo 18 anni, no, da nascita. Dopo 18 anni, ok. Sì. E voi calcolate che arrivate praticamente fino alla pensione, fino alla vostra morte, cioè non ci avete manco più bisogno della pensione. Cioè, ci pensa il reddito di cittadinanza universale a gestire la vostra vita. Poi se voi volete lavorare, e sicuramente magari avrete voglia di lavorare perché potrete fare quello che volete, perché avete già, diciamo, il necessario per sopravvivere, per vivere. Non è più un obbligo, non sarà più un vincolo assoluto lavorare. E questo coincide con che cosa? Ed è per questo che noi già ne parlavamo prima dell'arrivo del coronavirus. No, cioè, qualcuno dirà, ma questi sono matti da de gang, no, come no, fai a guadagnare senza spendere? Esattamente come fanno le grandi multinazionali, non c'è bisogno di lavorare, ci sono gli automi ormai che lo fanno, ci sono le intelligenze artificiali ormai che lo fanno. Quarta rivoluzione industriale. E lì c'è tutta una serie di argomentazioni transumanesimo che andrebbe esplorato, che faremo in un'altra occasione, dove noi abbiamo già una strategia, tutta una serie di apparati e dispositivi già pronti per essere utilizzati. Basta solo pensare che noi una decina d'anni fa denunciammo le banche appunto per evasione fiscale, tanto per dire, e andai a sfrugugliare un pochino, insomma, per verificare come era la questione, e le banche valgono, allora già 8-9 anni fa, adesso di più sicuramente, fra i 700 e i 900 miliardi di euro l'anno. 700 e 900 miliardi di euro l'anno. Hai voglia a reddito di cittadinanza che puoi dare? Hai voglia? Avete capito? Dove vanno a finire i 700 miliardi o 900 miliardi di euro che svaniscono nel nulla? Ma io quando c'è stato, per esempio, io vi invito a ragionare, non so chi ha seguito il caso di Bibbiano. Avete seguito il caso di Bibbiano? Vabbè, il caso di Bibbiano era praticamente una punta dell'iceberg in un sistema paese dove c'è lo Stato che leva a dei genitori indigenti che perdono il lavoro, non hanno la possibilità di mantenere i propri figli, i figli, no, il bello e danno il bello è a un istituto statale che nella maggior parte dei casi, poi purtroppo, dove ci sono le mani in pasta di alcuni giudici che hanno interesse a che i figli no, le vadano. No, proprietari delle banche, delle case famiglie. Sì, sì. No, voglio dire che c'è gente che... No, per il concetto no, non capiscono. Allora, a quei centri lì, gli danno per ogni bambino 800 euro al giorno. Come massimo, come minimo 400, mettiamo che sia il minimo, 400 euro al giorno per bambino, e mettiamo che in ogni centro ci siano almeno 10 bambini. Sapete che cosa vuol dire? 400 euro al giorno per 10 giorni fa 4.000, per 20 giorni fa 8.000, per 30 giorni fa 12.000, quindi per ogni bambino percepiscono 12.000 euro questi centri, sì, e per 10 bambini si sono 120.000 euro. Immaginate che quei soldi li potremmo dare invece tramite la cambiale sociale, il reddito di cittadinanza universale, alle famiglie. Non le verrebbero più i bambini a nessuno. State capendo di cosa parliamo? Li leveranno solo quei padri e madri degenerati. Veramente degenerati, cioè, capito che fanno del male, ma questo è proprio perché quando ci sono degli interessi, lo Stato va a operare contro il popolo, e sta operando da anni contro il popolo. Noi vi stiamo dicendo, non vi fidate delle istituzioni attuali perché non sono più a favore del popolo. Come dicevo Orazio, non c'è più lo Stato, ed è per questo che dobbiamo organizzarci tra di noi, e non possiamo aspettare che siano i mass media o il politico di turno o il sindacalista a rappresentarci. Dobbiamo iniziare a farlo da soli, e allora dobbiamo magari per ora tramite i social, ma magari anche tramite il volantinaggio, tramite il passaparola, iniziare a organizzarci noi, perché noi quello che stiamo dicendo lo diciamo da anni, ma abbiamo bisogno di collaborazione. Quello che vi stiamo chiedendo è collaborare con noi, aiutarci, iniziare a diventare solidali l'uno con gli altri, anche perché poi lo stesso principio... No, è una cosa importante. La cambiale sociale, ad esempio, faccio una citazione che sembra non c'entri niente, ma invece è importante. Uno dei, diciamo, degli oppositori più diciamo, conosciuti al regime monetarista attuale è Marco Della Luna, e l'altro Marco Sabba. Allora, Marco Sabba in particolare ha messo a punto il sistema del catasto monetario, che è un po' troppo lungo, ma per dare la possibilità di avere dei coin elettronici, diciamo, prende il 10% di valore in euro. Allora, tu sei... Sì, io gli voglio bene anche a Marco Sabba, siamo amici, però, insomma, lui dice, sì, ma in qualche modo io devo vivere in un ambiente eurodipendente. E ho capito, ma non è vero, non è vero. Allora, se cominciate a valutare di entrare nel circuito, sappiate che nessuno vi chiede una lira e non vi chiede neppure un euro, ma vi dà a ciascuno di voi una possibilità di emettere immediatamente a noi
una cambiale sociale di 100 euro per entrare nel circuito, cosa che poi noi utilizzeremo per tutta la questione della gestione contabile, sia singola che collettiva, per gestire appunto questo valore indotto, quello che diceva appunto anche Auriti, tanto per dirne, per richiamare alcuni altri aspetti. Quindi non dovete soffrire niente, vi diamo dei soldi, vi diamo la possibilità di scambiare il valore fra di voi e fra tutti gli altri, di non chiudere le aziende, di non chiudere i bar, i ristoranti, le attività commerciali, e sia per le aziende, per tutti, perché per le aziende il circuito è leggermente un po' più complesso, un po' più diciamo elaborato, ma che permette anche lì il prestito vicendevole, cioè io do dei soldi a te e tu li dai a me, così io vado da un terzo con due firme o con due cambiali, e quello è, diciamo che è una formula di contribuzione a diciamo dimensione radiale. Qui c'è, guarda, c'è una persona che chiede, Eligia Lecce chiede, ma quando? Allora non è una questione di quando, dipende da quando volete voi, come poterlo fare dipende soltanto dalla partecipazione, perché bisogna creare, per applicare la cambiale sociale, un circuito, quindi prima l'informazione delle persone che devono diventare consapevoli di che cosa sia non solo la cambiale sociale ma come si applica. Dopo che noi abbiamo creato questo e lo dobbiamo creare noi, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, noi possiamo iniziare un percorso di cambiale sociale collettivo. Occorre un numero di filiere a dimensione sufficientemente ampia per creare il nucleo, per scatenare questa reazione a catena che poi serve in un determinato area serve un certo numero di aziende. Per farvi capire i vantaggi che porta nell'immediato la cambiale sociale, abbiamo detto che l'euro è una moneta a debito, giusto? Ok, ogni volta che noi chiediamo, ok, euro alla Banca Centrale Europea ce li dà, quando li mettiamo in circolazione, essendo una moneta a debito, va a creare del debito. Allora, nel momento in cui all'euro noi sostituiamo la cambiale sociale, voi capite già che iniziano a circolare meno euro. Il fatto che ci sia meno circolazione, quindi il debito pubblico rimane più basso perché non aumenta il debito. E allo stesso modo questo crea lavoro, e quel lavoro va a togliere la disoccupazione, e in più crea speranza. Le aziende non falliscono, i rappresentanti, i responsabili, i dirigenti delle aziende non si suicidano, i lavoratori che perdono il lavoro non lo perdono, non si suicidano nemmeno loro, e continuiamo a vivere in una società dove c'è lo scambio di beni e servizi, come doveva essere con la nascita di una moneta che doveva essere con un valore al portatore, mentre invece ora non ce l'ha, e ad oggi non c'è. E quindi invece adesso il denaro viene utilizzato per capitalizzare, per fare il favore e gli interessi delle banche, e quindi che vanno contro di voi, e quindi va contro il popolo. Capitalizzare i titoli tossici, fra l'altro, certo. Perché come ha detto, ha accennato anche Nino Galloni l'altro ieri, certo. Noi lo sappiamo bene, lui ha parlato di 50 volte, 54 volte il prodotto interno lordo, è roba vecchia, perché siamo arrivati quasi a 70 volte il debito pubblico, cioè il prodotto interno lordo del mondiale, certo. 71 volte, questa è una follia a scala geometrica. Quindi Marilunani chiede se è un'associazione. Certo, allora noi siamo Alba Mediterranea, basta iscriversi alla nostra associazione, e ripetiamo, non vi chiediamo soldi per l'iscrizione, ma vi chiediamo una cambiale per l'iscrizione, una cambiale dal valore di 100 euro. 100 euro quindi per vuol i privati, dire che cosa? 100 euro per i privati, e di una dimensione diciamo adeguatamente correlata per le imprese, per l'azienda. È chiaro. Questo che cosa vuol dire? Che voi non ci state pagando qualcosa, voi ci state dando una cambiale che, se non partirà mai questo progetto, non avrà valore. Quindi noi ci stiamo fidando di voi come voi dovete fidare di noi. Quindi è un rapporto basato sulla fiducia. Però in questo momento di esigenza e di emergenza è importante fidarsi l'uno dell'altro, e dobbiamo assolutamente sostenerci l'uno con l'altro, ed è questo che ci permetterà di andare avanti. Adesso io direi di interrompere qui il discorso della cambiale sociale, passare alla... Dire, prego. Ricordare il libro. Sì. Cioè, come ho detto, ho scritto tre libri sull'argomento. Cambiale sociale, quello per capire la cambiale sociale è questo qua. Cambiale sociale, vademecum. Cambiale sociale, vademecum.
Questo è appunto un libro dei quattro libri scritto da Orazio Fagnani e vi spiega assolutamente molto bene i principi fondamentali della candela sociale. Potete comunque contattarci al numero, ripeto sempre, 347-6344-215 o quello di Orazio 391-142-0055. O scriverci alla mail ilcammino2019@libero.it oppure. Orazio Fermiani, chiocciolatiscali.it. Avete capito? Quindi ecco, rimaniamo in contatto, faremo sicuramente altre dirette. Oggi è stata data una spiegazione con i fondamentali, i principi fondamentali, i cardini della candela sociale. Era importante che iniziassi a capirlo, ma dobbiamo organizzarci. Quindi abbiamo bisogno di volontari che partecipino insieme a noi a questo progetto per estenderlo a tutta la nazione, a tutta Italia. Perché se ognuno di noi lo fa nostro questo meccanismo si può estendere molto velocemente. Persone che mi chiedevano prima: sì, ma quando avviene No, questo aspetta, meccanismo? ma le cose importanti in tutto questo è che si estromettono le banche. L'abbiamo Si detto prima, estromettono, certo. sì, ma lo voglio rimarcare. Rimarcarlo. Si estromettono le banche, quindi le banche non avranno più niente da ricattarci, non avranno più la possibilità di far valere le loro ragioni, perché semplicemente non esisteranno più nel collegamento morale, sociale, solidale che andremo a creare. Esatto. Allora, io saluto tutti quanti intanto per quanto riguarda l'argomento cambiamento sociale, rimanete in collegamento perché adesso invece parleremo di quello che sta per arrivare lunedì e si chiama MES, ma faremo un'altra diretta tra pochi minuti, grazie. Perfetto. Adesso ferma là così.